per la prima volta in questa stagione seguiamo il campionato Under 16, che è questa novità, un campionato sperimentale, l'Under 16 Lega Pro Serie C, con l'Arezzo, che è una delle squadre che sta andando meglio tra le formazioni giovanili Amaranto, Arezzo allenato da Andrea Ciavorella, che affronta la Paganese, che è la capolista del girone, Paganese che si trova in testa con un certo distacco a quota 15. Attenzione al lancio, scatta Caso, stavolta la posizione è buona. Caso, attenzione, ragazzi, dico che Caso, conclusione, esterno della rete, prima occasione al sesto minuto sulla progressione di Caso, che ha trovato peraltro una deviazione probabilmente decisiva per mandare il pallone sull'esterno della rete e non nello specchio della porta. Arezzo che riesce a liberare in questa situazione con Borsi di Palma. Cross cadente di Criscuolo, Tito, per fortuna non l'ha presa bene, per fortuna dell'Arezzo non l'ha presa bene, e la palla sul fondo al ventunesimo. Bux, Borsi, lancio per Matteini, buono il controllo, Matteini, molto bravo poi a servire per Anselmi, raga di Chico, Anselmi, scatta la bandierina, che peccato per l'Arezzo in questo caso, giudicata posizione irregolare qui di Anselmi. Sulla grande, grande apertura di Matteini. Attenzione a Sestini, due in barriera per la Paganese. Sestini. Va Sestini, colpo in testa di Gioppoi! E l'Arezzo in vantaggio al 45esimo, anzi al 40esimo. L'Arezzo trova il vantaggio con questo stacco micidiale da parte di Gioppoi sulla punizione davvero precisissima battuta da Sestini, e su questo gol si chiude il primo tempo. Gioppoi trova il secondo gol in questo campionato, stacco perentorio con palla in rete. E dunque l'Arezzo, dopo aver avuto molto da difendersi in questo primo tempo, era sicuramente però venuta fuori nella seconda parte di gara anche dal punto di vista offensivo, e adesso è premiata proprio dall'ultimo calcio di punizione di questo primo tempo con questa grande traiettoria di Sestini e lo stacco all'angolino di Gioppoi, che ha portato in vantaggio l'Arezzo contro la capolista Paganese, 1-0 per gli Amaranto. Conte Duca lo difende, poi lo smista per Anselmi. Può salire Anselmi. Anselmi in corso da due, le salta. Grandissima giocata di Anselmi. Come ha fatto a saltare? Non si sa. Anselmi entra in area. Grandissima percussione. Azione bellissima di Anselmi. La porta è vuota. Sani Mattini sul fondo. Che occasione per l'Arezzo, perché raddoppio. Ma ha fatto un'azione spaventosa, per quanto è stata bella. Anselmi. Cardi e Borsi. La palla rimane in campo. Filtra. Attenzione. Ha mancato Fazzuoli. Gioco fermo. Gioco fermo prima del gol. Gioco fermo prima del gol. Rossani di testa. Prova la grande giocata Lauria, che sombrego. Poi palla verso in area di rigore. Valdés. Valdés, conclusione. La respinta di Buvensi. Rimessa effettuata. E finisce qua. Finisce qua. Un Arezzo eroico. Un Arezzo eroico che batte la Paganese capolista 1-0 col gol di Gioppoi alla fine del primo tempo, e su quel gol ha costruito un secondo tempo praticamente perfetto. Insieme a mister Andrea Ciavorella, allora, una partita quasi perfetta da parte dei tuoi ragazzi contro quella che era la migliore, al momento, la migliore formazione di questo girone. L'Arezzo ha saputo soffrire nel primo tempo, nella prima fase, poi ha trovato il gol e su quel gol ha costruito la vittoria. Sì, no, ha fatto un'analisi perfetta. Sapevamo che affrontavamo una gara, una partita difficile, quella più quotata del campionato, perché la Paganese ha dimostrato fino ad oggi di essere all'altezza di una delle squadre migliori del campionato. Però ragazzi, si era preparata bene la settimana, la partita, siamo riusciti secondo me a soffrire, come hai detto bene nell'analisi, e nel momento più forse meno aspettato di fare quel gol alla scadere del primo tempo. Quindi bravi ragazzi che ci hanno creduto sempre dal primo minuto. Grande spirito di sacrificio, spirito di squadra, no? Senso delle posizioni del secondo tempo, non hanno concesso, al di là della sofferenza finale sui palloni buttati in mezzo, però non hanno concesso praticamente nulla. Sì, esatto, no, sapevo di contare su tutto il gruppo. Io quest'anno
devo dire veramente ho la possibilità di avere a disposizione un gruppo fantastico, sono ragazzi che durante la settimana si impegnano, si sacrificano, c'è un'adesione veramente notevole agli allenamenti, siamo sempre tutti, quindi oggi ancora di più la dimostrazione anche con 7 cambi, siamo stati bravi a soffrire e c'era anche la possibilità di chiudere la partita, non è andata così, si è sofferto, però va bene lo stesso. Ecco, all'ottava giornata che bilancio facciamo di questa stagione per il momento? Ma buona, dai, perché effettivamente al di là dei risultati, perché poi ci sono degli alti e bassi, siamo stati secondo me sempre bravi a dare delle prestazioni buone, quindi anche domenica, anche a Pisa, al di là del risultato, perché poi 4 gol non ce le rimettavamo. Esatto, mi veniva bene la parola, e siamo stati bravi in tutto il campionato, ora domenica riposiamo, sapevamo che questa partita era fondamentale per dare un po' di respiro al campionato e diciamo che il bilancio è positivo.